Domenico Ravetti, cosa non funziona nel bilancio regionale? Siamo molto preoccupati perché il documento finanziario, la variazione al documento finanziario arriva in aula non in linea con le reali esigenze dei cittadini piemontesi. E questo ci preoccupa, in particolar modo non vediamo soluzioni circa il tema del costo delle bollette energetiche, non c'è un importo sul bilancio che riguarda un sostegno alle famiglie piemontesi, noi non riusciamo a leggere nel bilancio sostegni per quanto riguarda la gestione complessiva della casa, in particolare le cosiddette case popolari, le ATC. E aggiungo, siamo molto preoccupati per il fatto che in questa provincia non ci sono idee chiare circa la gestione del sistema sanitario pubblico. E dati le elaborazioni che abbiamo a disposizione, questo ci preoccupa particolarmente. Possibili soluzioni, secondo voi? Li metteremo in campo a partire dal dibattito delle commissioni e in aula con le attività emendative. Noi abbiamo le idee molto chiare rispetto ai fondi necessari per contribuire ad abbassare i costi energetici delle famiglie, per la riqualificazione dell'intero comparto ATC, dell'edilizia popolare. E do una notizia, presenteremo nella discussione della variazione del bilancio di previsione la richiesta di una commissione d'indagine sul tema della gestione degli ungulati e della peste suina africana. Vogliamo così contribuire ad una discussione che per la nostra provincia in particolare, ma per tutto il Piemonte, è determinante. Grazie.